Ringrazio i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle per il contributo che hanno dato al dibattito sulla realizzazione a Fano di un nuovo monastero trappista, anche se non mi trovano d'accordo su nulla di quello che hanno detto, a partire dal fatto che, secondo i grillini, se sono io a parlare a favore del monastero trappista, faccio propaganda, se ne parlano loro, invece no. Una doppiezza politica evidente a tutti i fanesi. Il Movimento 5 Stelle si conferma, se mai ce ne fosse bisogno, come il partito dei no a prescindere. Una politica che, come noto a tutti, ha ingessato l'Italia per anni e ha causato gravi danni soprattutto allo sviluppo. Contrariamente a ciò che sostengono i grillini, io ritengo che l'arrivo di un monastero trappista sia un'occasione per l'intera città da diversi punti di vista. E mi meraviglia che i 5 Stelle non conoscono la valenza e l'importanza del turismo religioso. Non più tardi di qualche settimana fa abbiamo presentato a Roma, alla sede dell'ENIT, il Cammino dei Cappuccini, incontrando un successo di critica e la grande attenzione dei media. E i frati trappisti hanno già ristrutturato un'ex casa colonica proprio per uso foresteria e hanno stretto accordi anche con importanti aziende del territorio. Ma i pentastellati fingono di non vedere tutto ciò e di non sapere, altrimenti il loro castello di carta contro l'arrivo dei monaci crollerebbe rovinosamente. Mi viene da pensare che se al tempo ci fossero stati i grillini, oggi a Fano non ci sarebbe l'eremo di Montegiove, il monastero delle Benedettine, forse nemmeno l'Arco di Augusto. A me sembra che stiano facendo le solite capriole ideologiche e che cerchino uno scontro politico pur di trovare una qualche visibilità. Del resto hanno già dimostrato di essere determinati in questo. Sono gli stessi del mai col partito di Bibbiano, ma poi ci hanno fatto un governo e sono tuttora alleati. E per rispetto dei telespettatori non voglio ripetere ciò che dicevano i grillini degli esponenti del Partito Democratico, ma ora anche a Fano stanno facendo proprio col PD le prove tecniche di alleanza in vista delle prossime elezioni comunali. Ma Fano fortunatamente merita molto di più.